Io credo che sia una cosa molto bella. Allora, l'aggettivo doveroso è sempre un po' così spiacevole da usare, però in questo caso veramente non è un dovere che però tutti noi così compiamo con piena convinzione e anche con la consapevolezza che siamo in un momento molto delicato e importante per la necessità e il dovere di tramandare la memoria della Shoah, la memoria di quello che è successo nei campi e in generale una memoria storica, perché come tutti sappiamo, i testimoni diretti, purtroppo per evidenti ragioni anagrafiche, vengono meno. Su questo c'è uno straordinario dibattito anche teorico internazionale, forse in Italia, come dire, noi arriviamo sempre un pochino dopo, però insomma ci sono tutta una serie di riflessioni anche da noi su questo, sul passaggio. Del dovere di testimonianza a dei testimoni indiretti che siamo tutti noi è capitato, a molti di noi è capitato di sentir parlare, di incontrare in incontri pubblici dei sopravvissuti alla Shoah. Questo purtroppo diventerà sempre meno facile per appunto portare nelle scuole la testimonianza diretta, come è stato fatto meritoriamente in questi anni. E quindi dobbiamo pensare delle forme diverse di testimonianza e dobbiamo tenere la memoria storica viva e tutti gli addentellati etici e politici che questo comporta. E in questo la letteratura, perché noi siamo un dipartimento di lingue e letterature, la letteratura può svolgere un ruolo decisivo. Per questo, appunto, molti degli interventi saranno degli interventi, appunto, diciamo, di impostazione più storico-culturale su questa tematica, intorno a questa tematica del viaggio che è centrale, appunto, nella storia e nell'immaginario ebraico, ma che appunto è centrale nella nostra esperienza anche di tutti i giorni, con migrazioni, con altri problemi appunto di cui si intesse anche la nostra quotidianità politica. E dall'altro appunto anche una riflessione sui testi letterari che sono un tramite non solo per tenere viva la memoria, ma anche per sviscerarne tutta la complessità e per poterla affrontare appunto con un'ottica critica, con un'ottica che tenga conto appunto di una molteplicità di punti di vista, perché poi questo è la letteratura, la capacità anche di entrare nel mondo, nella pelle, nel pensiero di un altro che magari non può più parlare. Ecco, tutto questo detto molto confusamente, sono grandi temi su cui ovviamente c'è una letteratura sterminata, detto molto confusamente, solo appunto, per lanciare questa bella giornata, per ringraziare molto Anna Di Castro della comunità ebraica di Firenze, sezione di Siena, che interverrà dopo di me, per ringraziare ancora i colleghi e le colleghe e soprattutto per ringraziare le studentesse e gli studenti. Ecco, io credo che se loro, allora, molti di loro ovviamente sono felici di non essere interrogati oggi, di poter ascoltare delle cose più o meno interessanti e di saltare una giornata della routine così scolastica. Ma ecco, se almeno la metà, diciamo, non vogliamo essere troppo ambiziosi, ma se almeno la metà di loro recepiranno qualcosa, la voglia di leggere un libro, per esempio, la voglia di leggere Primo Levi se non l'hanno mai letto, la voglia di leggere qualcosa di anche magari di meno noto di Primo Levi, ecco, questo credo che sia il compito nostro, il compito dell'università, far venire voglia di leggere e di riflettere. Grazie a tutte e a tutti. Quindi penso, grazie Pierluigi, penso che anche Castro.
possa introdurre la giornata nel modo migliore. Sì, grazie, buongiorno, buongiorno a tutti voi, agli studenti che sono collegati, quindi ringrazio Roberta Scarelli e Paola Bellomi per avermi così invitato anche a partecipare insieme a voi a questa mattinata. Come dire, attorno al tema del seminario di questa mattina, quindi viaggi ebraici come esperienza del mondo e dell'abisso, mi è parso in qualche modo che si intrecci, non so, ve lo propongo come riflessione, il rapporto tra memoria e paesaggio che è stato posto in un libro che è uscito quest'anno dello studioso Alberto Cavaglion, Decontaminare le memorie, luoghi, libri e sogni, un libro insomma per me prezioso, dove lui si sofferma proprio sul, se vogliamo, su questo concetto dei luoghi della memoria, no? Come luoghi, come dire, teatro di violenza della storia, e si interroga e ci interroga in qualche modo sul tema di che cosa fare di questi paesaggi, come interrogarli. Soprattutto, ecco, qui mi rivolgo anche a voi studenti che siete collegati, soprattutto rispetto al fatto che a distanza di oltre 20 anni, diciamo, da quelle che sono le politiche della memoria, cioè lo sforzo che tutti noi, qui siamo collegati chiaramente con l'Università di Siena, con lo sforzo che tutte le istituzioni compiono, continuano a compiere, nell'implementare, diciamo, con sempre maggior vigore attività attorno al tema della memoria, a fronte di tutto questo, noi oggi ci troviamo, come dire, in realtà poi con razzismo e intolleranza che sembrano, come dire, crescere, no? E non diminuire. E allora, come dire, Cavaglione, nell'interrogarsi appunto su cosa fare di questi paesaggi, lui dice: proviamo a ripercorrere questi luoghi attraverso uno sguardo libero che scavi in qualche modo, ma anche ricostruisca o costruisca un percorso attorno ai luoghi della memoria. Anche ora poi magari farò anche un esempio, che sia un percorso di speranza e rigenerazione che appunto la letteratura, come dire, il valore dell'inventiva, della letteratura, io vorrei dire anche dell'arte, può dare. Lui, dovete sapere, in questo libro parte dal, come dire, dal visitare, dalla visita a tre luoghi della memoria simbolo, se vogliamo, dell'Italia del Novecento, che sono il campo di concentramento di Fossoli a Carpi, dove ha transitato Primo Levi, ma gran parte dei deportati italiani; Villa Emma a Nonantola, dove trovarono asilo decine di bambini in fuga dai tedeschi, con chiaramente l'aiuto della popolazione locale; e poi un altro luogo, la Torre della Ghirlandina a Modena, da dove nel novembre del 38, la torre nel pieno centro cittadino, si gettò l'editore Angelo Fortunato Formigeni, all'indomani appunto della promulgazione delle leggi razziali, una sorta di fazzoletto di terra, diciamo, no? Così, un luogo appunto simbolo, se volete, dove questi luoghi, questi paesaggi, oggetti o in qualche modo di violenza della storia, sono stati però poi anche invece, sono come dire, una zona che è stata un territorio che in realtà ha molto interessato lo sguardo di scrittori ebrei italiani tra 800 e inizio 900, come dire, da Alberto Cantoni fino a Bassani, secondo una linea che Cavaglion dice appunto, che è quella del paesaggio ebraico italiano della letteratura, e che lui, come dire, ci suggerisce in qualche modo di percorrere questa strada sui paesaggi, ma che secondo me è anche una strada attraverso appunto un viaggio, facendoci accompagnare, diciamo, appunto dallo sguardo dell'arte e della letteratura. E allora a me, così pensando di nuovo al tema di questa mattinata e collegando l'idea del viaggio e dei paesaggi a
ai nostri, a dei percorsi a noi prossimi. Ora io vi parlo da Siena e, come dire, appunto, pensando a paesaggi della memoria, mi è venuto in mente, come dire, vorrei fare tre esempi come dire, di viaggi da percorrere attorno alle memorie anche dei luoghi, che sono tre esempi molto diversi tra loro. Uno è quello di un'esperienza che si consumò nella campagna senese a Castellina in Chianti tra il 1934 e il 38, e che è l'esperienza di una, come dire, di un campo scuola, chiamiamolo così, giovani pionieri ebrei in fuga già dall'Europa dell'Est, dalla Germania, dall'Europa dell'Est già, come dire, già nazista in qualche modo negli anni 30, che in Italia prima del 38 trovarono, come dire, ancora accoglienza per un campo di preparazione agricola in vista poi dell'emigrazione nella Palestina appunto mandataria. E di questa storia, di questa esperienza, che tra l'altro è confluita in un libro già molti anni fa che si chiamava appunto Palestina in Toscana, pionieri ebrei nel senese, ma anche in una mostra che ancora si conserva nel comune di Castellina in Chianti, e su questo meraviglioso paesaggio appunto chiantigiano si può ancora appunto ripercorrere un percorso di studio, di approfondimento. L'altro esempio che vorrei portare è quello invece ancora più prossimo al luogo in cui mi trovo, che è di fronte alla Certosa di Pontignano, tra l'altro sede dell'Università di Siena, dove si consumò anche in quegli anni l'esperienza di un giovane artista ebreo senese, Piero Sadon, che era stato accolto da quello che poi divenne il rettore dell'Università di Siena subito dopo la liberazione, Mario Bracci. Luogo che conserva tracce e memorie attraverso affreschi che questo giovane pittore, che poi ebreo, che poi si diede partigiano, entrò come dire, non solo in clandestinità in quanto ebreo nel novembre del 43, ma come dire, si unì ai partigiani. Ecco, in questo luogo è pieno di suoi affreschi firmati con uno pseudonimo, perché non si poteva certo firmare con il suo nome. Ecco, l'esperienza di Piero Sadun, dell'artista Piero Sadun, è un'esperienza di luoghi, di paesaggi, di memorie, di storie che secondo me possono essere ripercorsi appunto in un discorso di didattica. E poi invece mi viene in mente che per Siena noi abbiamo appunto la testimonianza, invece un'esperienza, come dire, in qualche modo letteraria, ma che è la testimonianza chiaramente del viaggio, dell'esperienza del viaggio concentrazionario, perché abbiamo per Siena appunto la testimonianza, una delle prime testimonianze pubblicate nel 1946 da una sopravvissuta di Auschwitz, e che è il libro di Alba Valek, tra l'altro un libro online da molti anni sul sito dell'AMPI. Ecco, questi tre suggerimenti di percorsi della memoria, mi piace, come dire, suggerirli come tre esperienze di viaggio, anche appunto del mondo ebraico, attorno a cui, insomma, poi vi lascio e vi ascolto con piacere per questa mattinata che penso ci condurrà attraverso tanti, così, insomma, tanti esempi tra geografie, no? Letterarie e non dell'esperienza ebraica. Grazie. Grazie, grazie ad Anna Di Castro. In quanto più anziana, prendo la parola per prima. Oggi mi verrebbe da dire quello che il bambino più piccolo dice la sera del Seder. La sera del Seder, il bambino di Pasqua, di Pesach, della Pesach ebraica, il bambino dice: perché questo giorno è diverso da tutti gli altri giorni? E la
la cena, la riflessione, le molte parole servono proprio per rispondere al bambino più piccolo che vuole sapere perché questo giorno è un giorno diverso. Anche per noi questo giorno è un giorno diverso. Aver definito l'esistenza di un giorno della memoria, tra l'altro un tema molto discusso e quest'anno veramente analizzato in modo critico, attento, vigile, molto più del solito, è una richiesta di prenderci carico della storia. La giornata della memoria è una riflessione sulla storia ebraica, ma anche l'impegno che tutti noi prendiamo a diventare in qualche modo coloro che riflettono sulla loro storia, sulla storia dei genitori, sulla storia dei loro antenati. La storia ebraica fa parte di questa storia e quindi questo giorno è diverso da tutti gli altri giorni. E oggi cercheremo di capire perché. Cercheremo di farlo in modo forse un po' diverso, recependo molte delle riflessioni di cui parlavo prima, che sono state fatte, nel senso che parlare soltanto di Shoah, solo di persecuzione, solo di ebrei morti, solo di barbarie, non va bene più. Nel senso che noi vogliamo riflettere anche di un popolo, di un mondo che si è inabissato, perché come portatori di storie, come coloro che oggi riflettono sulla storia, dobbiamo pensare a ciò che è avvenuto, non solo a ciò che si è estinto, a ciò che resiste e non solo a ciò che è stato profondamente minacciato e ferito. Noi tutti, i colleghi di Siena che hanno partecipato a organizzare questa giornata, che ringrazio, siamo molto consapevoli del fatto che non si tratta soltanto come dire, di ricordi dolorosi, ma si tratta di far conoscere soprattutto agli studenti che cos'è il mondo ebraico. Perché poi forse la memoria vuol dire anche ricordare di questo. Solo due parole ancora. Ci sono due signori che si chiamano Mendelssohn, uno nel Settecento, uno nel Novecento, scrittori di qualità e pensiero diverso, ma che hanno posto al centro un dato che forse io sottopongo soprattutto ai ragazzi. Il mondo ebraico è il mondo di una epica, è il mondo di un'epica che ripercorre alcuni dati, alcuni tratti, alcuni miti, alcune strutture narrative dell'epos classico. La Bibbia è epos, rassomiglia, se vogliamo essere facili, ma lo facciamo volentieri, all'Iliade. Ci sono re, ci sono personaggi, ci sono peccati, ci sono miracoli, ci sono battaglie da combattere, battaglie da vincere, battaglie perse. Ma l'epos non è soltanto il grande epos della Bibbia. Nel caleidoscopio dei riferimenti mitici dell'epos si confondono alcuni temi, per cui c'è un'Eneide fortissima, importante, che è in realtà colui che dopo la sconfitta, 70, cacciato, si muove con Anchise sulle spalle, coi penati, il pio Enea che si muove per il mondo. Il mondo ebraico non costruirà Roma, il mondo ebraico si disperderà, ma c'è poi un tentativo di nostro, su un tentativo di ritorno, non individuale, non del grande eroe, ma di un popolo intero che cercando di mettersi l'ovata nelle orecchie quando ci sono le sirene, cercherà in questo suo viaggio di ritornare in qualche modo indietro, di tornare, di trovare nuovi punti di riferimento. Bene, il viaggio per noi oggi è questo, è parlare del mondo ebraico, farvelo conoscere nella sua immensa ricchezza. È cercare di darvi questa dimensione epica del mondo ebraico, cioè anche noi abbiamo il nostro epos, la nostra vita è un epos, la nostra storia è un epos e come questa va considerata, ripeto, non lo dico io, cioè per un Mendelssohn e l'altro, e quindi il viaggio non è semplicemente l'idea di uno spostamento nel tempo, è l'idea di una riflessione culturale, letteraria, morale. Su che cosa vuol dire il viaggio per il popolo che forse più di tutti ha viaggiato. Ancora una volta ringrazio tutti i colleghi delle scuole che sono venuti, veramente ne sono felicissima. Ringrazio Anna, ringrazio tutti i colleghi che hanno aderito al nostro invito, tutti quelli che sono qui, i miei compagni di avventura stupendi, con cui ci divertiamo sempre molto, e Pierluigi, che ci ha, devo dire, appoggiato, incoraggiato e che è qui oggi con noi. Do a questo punto la parola come dire, inizierei la nostra giornata.
Bene, grazie mille al direttore del DIFCLAN, a Pierluigi Pellini, ad Anna Di Castro e a Roberta Scarelli per le loro parole. E io mi limiterò a introdurre i nostri relatori. Il programma di oggi è molto ricco e quindi vorrei invitare tutti a rispettare i tempi previsti. Per la stessa ragione, prego i nostri ascoltatori di annotare le eventuali domande da rivolgere ai relatori per formularle al termine della mattinata. Iniziamo con Ilaria Briata, che è una ricercatrice di letteratura e storia intellettuale ebraica specializzata in Mussar della prima modernità e in letteratura rabbinica tardoantica. Attualmente ricercatrice postdottorato presso l'Institute for Jewish Philosophy and Religion dell'Università di Amburgo, dove fa parte del progetto Jewish Moralistic Writing of the Early Modern Period, lavorando a un progetto sullo Shevet Mussar di Elia HaKohen Itamari, Costantinopoli, 1712. La sua tesi di dottorato sui trattati rabbinici Derech Erez Rabbah e Derech Erez Zutah è stata pubblicata con il titolo Due trattati rabbinici di Galateo a Brescia nel 2017. Alcuni suoi articoli recenti sono Disgusto, Etica e etichetta nei trattati rabbinici Derech Erez Rabbah e Zutah, e Qual madre e hijo comio, la storia di Maria e di Eleazar nelle fonti spagnole e giudeo-spagnole, entrambi pubblicati su materia giudaica. Ascoltiamo il suo intervento dal titolo Viaggi ebraici all'inferno, parodie dantesche, drammi macabri e apocalissi zombie. Prego, Grazie. Ilaria. Grazie dell'introduzione e grazie alle organizzatrici e agli organizzatori per l'invito. Allora, un momento di condivisione tecnica. Eccola, scusate. Siamo qui. Ok, dovremmo esserci. In questa giornata di approfondimento sul tema del viaggio ebraico come esperienza del mondo e dell'abisso, il mio intervento sarà dedicato a una meta metafisica, ma non necessariamente metaforica, l'inferno, che proveremo ad esplorare attraverso alcune vivide rappresentazioni che la cultura ebraica ha elaborato nel corso della sua storia, dal Medioevo ai giorni nostri. Tra gli esempi notevoli, leggeremo un sonetto del 300 e parzialmente un poema del 600, entrambi originariamente in lingua ebraica, per poi finire con una riflessione sul cinema e gli altri media narrativi contemporanei. Ora, chiariamo le coordinate del percorso. Esiste un inferno ebraico? È diverso dall'inferno cristiano che meglio conosciamo? È in effetti diffuso il luogo comune per cui la religione ebraica non si avvalerebbe dell'incombente minaccia di una retribuzione dopo la morte e che dunque non dovrebbe esistere un inferno per gli ebrei. Ciò è vero forse per gli ultimi 2 secoli, dall'Ottocento, durante i quali anche l'ebraismo ha conosciuto un processo di secolarizzazione della cultura, con una relativa diffusione di disincanto e scetticismo verso tutto ciò che è sovrannaturale, fantastico e mitologico. Prima del XIX secolo, però, la cultura ebraica ha approntato una galleria ben fornita di panorami infernali. Andiamo in ordine cronologico. Quando è nato l'inferno ebraico? Ovvero, quali sono le prime testimonianze letterarie ebraiche che facciano riferimento a un luogo riconoscibile come inferno? Curiosamente, queste testimonianze non provengono dalla Bibbia, dove ci sono poche occorrenze che accennano a un certo Sheol, un luogo che più che al classico inferno con fuoco, fiamme e demoni, somiglia più al nebbioso oltretomba del mondo greco e latino.
per incrociare una rappresentazione a noi più usuale dell'inferno come luogo di dannazione dopo la morte, dobbiamo attendere i secoli a cavallo della nascita di Cristo, un'epoca di grande fervore in cui il giudaismo stava sviluppando molteplici traiettorie di religiosità, prima di autodefinirsi come un credo distinto da quello che sarebbe, da quello che era l'allora neonato cristianesimo. Ancora curiosamente, l'iconografia dell'inferno sarà proprio uno di quegli ambiti di produzione culturale in cui ebrei e cristiani sovrapporranno le proprie strade, più volte nella storia, con scambi, ibridazioni e citazioni più o meno dirette, come adesso vedremo. La prima descrizione ebraica dell'inferno, dunque, è tramandata in un testo apocrifo, ovvero un testo che non è finito accolto nel canone della Bibbia utilizzato nella liturgia, col nome di Primo Libro di Enoch, composto intorno al primo secolo avanti Cristo. La descrizione dell'inferno come luogo tremendo di punizione dei defunti è qui proposta in forma di testimonianza diretta dalla viva voce del patriarca Enoch, che riferisce il proprio viaggio cosmico alla scoperta di lande ultraterrestri popolate da angeli, demoni e altre figure vicarie di Dio. E leggo il testo nella traduzione della raccolta degli apocrifi dell'Antico Testamento della UTET. «E mi portarono in un luogo dove quelli che c'erano erano come fiamma ardente e quando volevano apparivano sotto sembianze umane. In fondo vi erano archi di fuoco, frecce, le loro faretre, spade di fuoco e tutti i fulmini. E vidi tutti i grandi fiumi e arrivai fino alla grande tenebra e andai dove si muovevano tutti gli esseri di carne. E vidi montagne di caligine della stagione delle piogge e il luogo da cui scaturiscono le acque di tutti gli abissi. E vidi la bocca di tutti i fiumi della terra e quella dell'abisso». Se questa figurazione di orrore geologico diverrà oggetto di complesse disquisizioni teologiche nel mondo cristiano, in quello ebraico essa offrirà spunto di creatività letteraria in maniera meno dogmatica e più fluida dal punto di vista dottrinale. Non sarà prima dell'VIII-IX secolo d.C. che verranno compilati manuali che trattano sistematicamente dell'oltretomba e del destino dell'anima dopo la morte. E le composizioni ebraiche ancora posteriori, per contenuto e stile, risentiranno spesso dell'influenza cristiana in cui erano geograficamente calate le comunità ebraiche in Europa. È questo il caso, nel Medioevo, della potente risonanza letteraria che l'inferno di Dante ha avuto nella letteratura ebraica d'Italia, a partire dal XIII secolo, come testimoniano le numerose composizioni poetiche in ebraico modulate sull'archetipo della commedia. Un celebre redattore di Viaggi Infernali alla maniera di Dante fu un intellettuale ebreo della Roma del Trecento, Immanuello Romano, autore di un poema dal titolo Hatofet ve'Eden, Inferno e Paradiso in traduzione, esattamente sulla falsa riga della Divina Commedia, ma in lingua ebraica. Pure in altri componimenti di Immanuel Romano, l'inferno dantesco costituisce fonte di ispirazione, non solo per il tema, ma anche per il registro comico ridanciano e diremmo oggi politicamente scorretto. Come in questo sonetto, dove l'inferno è invocato come mecca di elezione per una villeggiatura eterna, in virtù dell'adagio secondo cui in paradiso c'è un bel clima, ma all'inferno la compagnia è migliore. E leggo il testo. «C'è un pensiero che mi ossessiona. Basta paradiso e voglio andare all'inferno. È perché là stilla il miele più zuccherino. Cioè sono tutte sventole dissolute là. Che ci faccio in paradiso senza amore? Lì solo more più nere del carbone, solo vecchiacce cespugliose lì. Con quelle mi angoscia la sola idea. Che ci guadagno da te, caro paradiso? Le donne sono racchie e i maschi sfigati. Ergo per me vali meno di zero. Inferno, invece tu vali tantissimo. Da te le sventole sono tutte in tiro. Patrimonio mondiale della voluttà». Certo, da una prospettiva religiosa, l'inferno non sarebbe esattamente uno scrigno di delizie a cui anelare. Nella letteratura devozionale, le riproduzioni letterarie sulla natura tutt'altro che accogliente del luogo sono volte a persuadere il pubblico a una vita retta e proba tramite l'insinuazione del terrore per le conseguenze ultraterrene del male compiuto in vita. In questo senso, la cultura ebraica conosce un exploit barocco sul versante dell'immaginario macabro e orrifico proprio in consonanza con la proliferazione di teschi, scheletri e diavolerie mostruose che caratterizza le arti e letterature cristiane del 5, 6 e 700.
non diversamente dagli scritti edificanti dei gesuiti, come la meditazione sull'inferno negli esercizi spirituali di Ignazio di Loyola, la letteratura ebraica dell'epoca utilizza l'esperienza della paura come espediente psicologico di preparazione al futuro metafisico e soprattutto di radicamento nel vivere etico al presente. Così nel 600 un rabbino di origine spagnola vissuto tra Amsterdam, Venezia e Mantova, di nome Moshe Zacuto, dà vita a una convincente e spaventosa recensione di un ipotetico soggiorno infernale in un poema a endecasillabi ebraici dal titolo Tofte Aruch, l'inferno allestito. Ecco cosa succede quando pochi giorni dopo la morte un'anima X rientra nel corpo che ha abitato in vita per prendere coscienza del fatto che il sonno in cui è scivolata è stavolta il sonno eterno. E qui leggo nella traduzione edita da Bompiani di Michele Andreatta. Il mio corpo si è come ridotto eppure sta stretto. È coricato su un letto rivestito di damasco eppur par chiuso tra due assi. Ebbene, se si infilasse tra i fianchi angusti della fossa, starebbe ben più comodo, mentre qui è come prigioniero. Ai miei patimenti si aggiunge un morbo feroce, che la carne mi strazia senza tregua. Pulci, cimici e pure pidocchi mi divorano. Non sarà così neppure di sotto, nella tomba, dove pure vermi lombrichi mordono come culei. Il povero defunto si renderà conto, solo a metà poema, di essere non più un moribondo, ma un morto vero e proprio. Questa presa progressiva di consapevolezza è presentata con un'impostazione quasi cinematografica. Dall'angustia della bara, lo sguardo si apre piano sullo scenario apocalittico al di fuori, fino a cogliere i personaggi e le azioni raccapriccianti che si svolgono in tale scenario. Per il lettore sarà impossibile non empatizzare con l'orrore sgomento del narratore. Andiamo a leggere un'altra sezione di testo. Vedo valli profonde come abissi, vedo gole fonde quanto l'inferno, vedo grotte, spelonche e fosse, vedo caverne di fiamme ardenti, vedo squarci scavati dalle scintille. Guardo il loro terreno sul cui fondo vi è zolfo e sale misto a pece, melma e calce e letame. Chi sopra vi passi affonda, né il piede in grado di spostare, anzi fino al cranio vi sprofonda. Osservo le pareti attorno a ogni stanza, forni e fornelli come caldaie ribollenti in cui si soffia tutto spiano, di dentro e di fuori incandescenti, di catrame e petrolio, misti a pruni e sterpi. Il mio cuore è un sussulto dal troppo spavento, poiché vedo creature ai miei occhi ben strane, quali mai si potrebbero immaginare. Per il loro aspetto, il mio animo è colto da sgomento, che loro neppure i demoni malvagi si possono rassomigliare. Sono come i giganti di Astaroth Karnaim, statura e altezza ancome di alberi di nave, in punta di dita un rasoio anziché unghie, due corna affilate gli salgono dalla fronte e tutto il corpo hanno coperto di occhi. Oh. Occhi e cuore sono colmi di sorpreso stupore e tale a tale strabiliante visione. Schiere di rei gridano e gemono con gran chiasso, che oppressi con furia strazzonati dal gelo e dal fuoco, dal gelo al fuoco e dal fuoco al gelo sono gettati. Questi proprio file succhiano come poppanti, quelli ingollano qual bevanda il proprio sangue, gli uni di vomito e escrementi si saziano, gli altri sono fatti a pezzetti, altri ancora vengono sparsi qual lordo letame. Questi s'addentano la carne, li ingoiano, quelli han per cibo bracci di ginepro, questi sono sospesi per le narici, quelli destinati a consumarsi tra le fiamme. Udite, o mortali, e inorridite. Alla fine uno di questi demoni tormentatori si farà vicino e si offrirà come cicerone di questa visita preliminare, mettendo ordine al caleidoscopio di incubi narrato live dal protagonista. Il morale della storia è prevedibile. Seppure il paradiso, come destinazione ultima di viaggio, è troppo quieto per suscitare aspettative entusiaste, l'inferno riserva decisamente troppe emozioni. Al giorno d'oggi, le prefigurazioni infernali hanno perso la funzione morale di monito al buon comportarsi. La minaccia teologica dell'inferno non è più una strategia di persuasione religiosa o sociale. Ciononostante, il sovrannaturale, il fantastico e il mitologico non hanno perso il proprio mordente emotivo. Ci spaventiamo ancora dinanzi agli orrori cosmici alla Lovecraft o allo splatter viscerale alla Cronenberg. E ci piace spaventarci, è efficace culturalmente perché il rilascio di adrenalina da salto di paura, da jump scare, è un meccanismo neurocognitivo efficace nella creazione e trasmissione di immaginari condivisi,
ovvero proprio di cultura, di estetica e di valori. E allora, che ne è oggi dei viaggi ebraici all'inferno? Viene spontaneo pensare che l'inferno, da motivo metafisico, sia divenuto metafora dell'orrore tutto reale dell'Olocausto. Non a caso questa carica tragica ha fatto sì che nella seconda metà del Novecento la cultura ebraica ci sia andata piano con l'orrore ricreativo. Gli ebrei non dovrebbero infatti avere bisogno di altri orrori quando c'è la Shoah a surclassare ogni immaginazione. La memoria, però, come facoltà intellettiva collettiva, ha i propri tempi di elaborazione del lutto e del trauma. Perciò è solo da poco più di un decennio che nella cultura pop globale ha iniziato ad affermarsi un horror ebraico, in letteratura e cinema, con contributi da Israele e dagli Stati Uniti soprattutto. Una delle opere antesignane di questa nuova wave di paura ebraica è un film del 2015, diretto in inglese dai fratelli israeliani Doron e Yoav Paz. Jerusalem, questo è il titolo di un B-movie in piena regola, è uscito in anni di revival del sottogenere zombie e racconta di un'innocua vacanza a Gerusalemme tramutatasi in fuga da fine del mondo. Fine del mondo causata dall'apertura di una delle bocche dell'inferno, che secondo una tradizione ebraica del Talmud sono collocate una nel deserto, una in mare e una appunto a Gerusalemme. Bocca dell'inferno, da cui sciamano rende creature alate, incarnazioni demoniache delle anime dannate là sotto, che attaccano i vivi e li infettano a morsi del proprio morbo mortifero. Nonostante il diverso medium di comunicazione, Gerusalemme ha qualcosa in comune con i più antichi viaggi infernali di qui sopra. È una narrazione in prima persona. Nel caso del film, la soggettiva è ottenuta usando lo espediente del POV della fotocamera sui Google Glasses indossati da una delle protagoniste. Lo spettatore vede con i propri occhi le apparizioni infernali, così come le percepiscono i personaggi del film, ottenendo un effetto di immedesimazione totale, così come succedeva con le crude visioni dell'aldilà riferite in prima persona dal libro di Enoch e nell'Inferno allestito. È in lavorazione un sequel, quindi potremo presto scoprire il destino della città santa e del mondo intero dopo l'avvento di questa apocalisse in stile tutto ebraico. Nel frattempo, spero di aver dispensato qualche pillola oscura del ricco capitale immaginifico che la cultura ebraica serba. Anche la paura, come esperienza raccontata e rivissuta, può rivelarsi un portale d'accesso a una cultura poco nota, eppure vicina come quella ebraica, che conta ancora molte selve inesplorate. E con questo vi ringrazio dell'attenzione. Ringraziamo noi, Ilaria, del bellissimo intervento, dottissimo anche, e presento Claudia Sonino, che insegna letteratura tedesca all'Università di Pavia, e fellow del Moses Mendelssohn Centrum de Potsdam per i Jewish Studies. I suoi principali ambiti di ricerca sono il fin de siècle viennese e la letteratura ebraico-tedesca tra 800 e 900. Tra le sue pubblicazioni spiccano Austria Altra per i tipi della Nuova Italia, Esilio, Diaspora, Terra Promessa, Ebrei tedeschi verso Est per Bruno Mondadori, tradotto in tedesco, La simmetria del cuore, Ebraismo e Germanesimo, Bruno Mondadori, e Tra sogno e realtà, Ebrei tedeschi in Palestina 1920-1948, Guerini, tradotto in inglese. La sua relazione è intitolata Ebrei tedeschi verso Est, alla ricerca di un'identità perduta. Buongiorno, grazie a Roberta, grazie a Julio, grazie a tutti coloro che hanno la buona volontà di ascoltarmi. Allora, io ho sentito di questi viaggi terrifici all'inferno, molto, molto, però diciamo non mi sono tanto spaventata, non so perché, forse perché i viaggi reali sono ancora più irti di cattive sorprese. E, dunque, io mi sono occupata molto del Wandern, del viaggiare, di Juden auf Wanderschaft. Direi che forse non ho fatto altro nella mia vita di occuparmi di ebrei che si spostano. Del resto ricordo
che Scholem soleva dire che con la Palestina gli ebrei avrebbero finalmente cessato di viaggiare. Invece non è così, perché se incontrate gli ebrei a Gerusalemme, hanno sempre una valigia, sono arrivati. Il problema non si sente. Sono arrivati. Chiamo? Abbiamo l'ultimo lavoro, sono state la traduzione e la curatela delle lettere di Kafka a Milena. C'è una lettera molto bella di Kafka che dice a Milena: io ho 38 anni, però in realtà, essendo ebreo, ne ho molti di più, perché il mio viaggio è molto più lungo. Allora, di cosa tratterò oggi? Spero di farlo con una certa buona presentazione. Dei viaggi che gli ebrei tedeschi nel corso dell'Ottocento compiono tra la Germania, tra l'Ovest, sono Vestjuden, e diciamo l'Europa orientale, o meglio la Galizia, la Volinia, l'Ucraina. In genere diciamo, e questo è un... io ho scelto il viaggio contrario, il viaggio meno diffuso nel corso dell'Ottocento. Perché? Perché in genere la Wanderung nel corso dell'Ottocento avveniva da est a ovest, cioè avveniva dall'oscurantismo all'illuminismo, da condizioni arretrate a condizioni più favorevoli e meno discriminatorie. Questa Wanderung nel corso dell'Ottocento, insomma, gli ebrei da est arrivavano e si inurbavano a Berlino e nelle città, soprattutto, difficilmente in campagna. E qui diventavano, nel corso dell'Ottocento, si assimilavano, perdevano l'identità ebraica o comunque la mantenevano, accanto anche a un grande amore per il Deutschtum e per la sua cultura, per il germanesimo e la sua cultura. In sostanza si integravano in un Mittelstand o in un Bildungsbürgertum tedesco, in una classe media tedesca. E questi, diciamo, sono, ricordo un viaggio che voi tutti conoscerete da est a ovest, che è quello di Josef Roth, no? Josef Roth dalla Galizia, da Lemberg, nel 1910 accede alla grande capitale, a Vienna, questa città che nell'est Europa era come una Mecca, suonava come luogo delle meraviglie, e diventa un grande scrittore e un grande giornalista. Insomma, in genere i viaggi, per così dire, sono da est a ovest, diciamo dall'oscurantismo all'illuminismo. Che cosa succede però nel corso dell'Ottocento? C'è un primo viaggio di un grandissimo poeta da me amato, che è Heinrich Heine. Che cosa fa Heine? Heine assiste, diciamo, a una semi-emancipazione degli ebrei a Berlino, no? C'è stato Moses Mendelssohn, la Scala, come dire, ha un suo peso nei salotti berlinesi. E tra editti di tolleranza e revoche degli editti, gli ebrei a Berlino assistono, per così dire, ai tentativi di emancipazione, di acculturazione, ma anche capiscono le difficoltà di questo, che sempre si frappongono tra loro e la loro e una loro emancipazione piena. Heine compie un viaggio nell'agosto del 22 e si reca a pochi chilometri di distanza da Berlino, va a Posen, nella parte della Prussia orientale, e cosa a lui poco nota, vede, scopre gli ebrei polacchi, gli Ostjuden,
E come gli si rappresentano? Laceri, cenciosi, coi barboni, puzzano d'aglio, parlano la lingua alle sue orecchie raffinate di ebreo tedesco, che parla un tedesco incantevole, si presentano come qualcosa di disgustoso, che gli causa anche problemi fisici. Però a una più attenta osservazione, Heine si accorge che questi ebrei polacchi sono un tutto. Non sono quelle creature dimidiate, alienate, come i suoi correligionari ebrei berlinesi, ricchi, colti, raffinati, che portano il Bolivar sul capo e Jean Paul dentro, ossia una tradizione che non è la loro. Sono creature imitative, alienate, dice Heine, che dipendono da un sì o un no, mentre l'ebreo polacco è un tutto, vive in un suo mondo e ha un'identità ben precisa che non deve render conto, di cui non deve render conto a nessuno. Quindi la vista in questo breve viaggio dell'ebreo polacco fa sì che Heine si interroghi sulla propria identità ebraico-tedesca, ebraico-occidentale di Westjuden, malferma e incerta. Ecco, Heine è, come dire, un'eccezione in Germania. Nel corso dell'Ottocento, e qui poi arriverò ai viaggi invece novecenteschi verso est, nel corso dell'Ottocento gli ebrei orientali, gli Ostjuden, vengono percepiti dagli ebrei tedeschi sempre in cerca di un'affermazione sociale, di una piena emancipazione che arriverà nel 1871, in cerca di sicurezza, di conferma, di stabilità, di certezza di una propria collocazione storica, culturale, sociologica, appariranno come dei parassiti, degli Schnorrer, un paradigma di Unbildung, di mala educazione, di cattiva cultura, il gergo come una lingua non a livello non delle grandi lingue e letterature europee, e quindi guarderanno agli Ostjuden e al mondo dell'Est come un mondo da emancipare e da migliorare, questa Verbesserung, questo termine che ricorre sempre quando gli ebrei tedeschi colti e raffinati guardano i loro fratelli polacchi orientali. Quindi, oppure quando cominciano ad arrivare per via dei pogrom e degli inizi dei sommovimenti in Russia, dell'impero russo, li guardano con timore che questi minacciassero le loro posizioni, paura come degli spettri, dei fantasmi di un loro lontano passato, oppure anche con commiserazione, cercando di aiutarli a integrarsi. Insomma, l'atteggiamento dei Westjuden nei confronti degli Ostjuden che arrivano dai confini orientali va dalla paura all'odio, alla commiserazione e all'aiuto filantropico. Diversamente, dunque, il loro atteggiamento è molto diverso da quello di Heine, che abbiamo visto, nonostante il ribrezzo che provava per queste creature che ancora avevano vestiti tradizionali, gerghi, usi e costumi ebraici, suscitano l'ammirazione di Heine perché sono un tutto e nessuno può mettere in discussione la loro identità. È un'identità che vivono naturalmente, non problematicamente come gli ebrei tedeschi. Ora però cosa succede? Diciamo, io qua compio un viaggio molto ampio, no? Nel corso dell'Ottocento, arriviamo alla fine dell'Ottocento e agli inizi del Novecento. Succede che avvengono dei fenomeni storici e culturali destinati a cambiare la percezione per una ristretta elite intellettuale
ma significativa la percezione dello studentum per i vai student. E cioè cosa succede? Innanzitutto c'è l'affermazione di un antisemitismo politico tra il 1870 e il 1880 che si fa sempre più minaccioso. Poi ci sono il crescere e l'acuirsi dei nazionalismi, c'è la nascita del sionismo a fine Ottocento, nell'ultimo decennio dell'Ottocento, e c'è soprattutto anche un clima culturale neoromantico, diciamo, che mette in discussione il mondo dell'illuminismo, il positivismo, alla ricerca di una esperienza vissuta, di un Erlebnis diversa, diciamo, da quella Bildung positivista, illuminista, che aveva caratterizzato gran parte della cultura dell'Ottocento. Insomma, si afferma la filosofia della vita, la psicanalisi, la ricerca di un mondo primigenio, autentico. C'è Nietzsche con l'idea, la lettura di Nietzsche, che dà l'idea che la cultura e la storia soffochino la vita, e quindi c'è, come dire, una percezione che porta l'accento più sulla vita, sull'autenticità, l'originarietà. Questo neoromanticismo di fine secolo, qui gli ebrei, naturalmente gli ebrei tedeschi sono anche immersi in questa cultura. Allora succede, e poi effettivamente, come dire, l'antisemitismo mette in questione l'assimilazione ebraica, cioè ormai si assiste alla crisi di questa, di questo canone, insomma. Gli ebrei tedeschi di religione, i cittadini tedeschi di religione ebraica, questa conquista è destinata, come ben sappiamo, poi a entrare di lì a qualche decennio profondamente in crisi, ma già allora mostra, diciamo, l'antisemitismo fa capire loro che questa emancipazione non è garanzia di, non è garantita. Allora un manipolo di intellettuali sensibili, diciamo, a questa nuova percezione anche della diversità, compie dei viaggi nei ghetti dell'Europa orientale, dove gli ebrei vivevano, diciamo, in condizioni, vivevano un loro medioevo, seppur anche lì, diciamo, questo era viziato da un pregiudizio, nel senso che anche a est c'era un rinnovamento dell'ebraismo, cioè il socialismo, cominciavano dei fermenti, diciamo, moderni anche all'interno del mondo ebraico orientale, il cassidismo del Settecento, che aveva posto l'accento sulla vita e non sulla legge. Quindi anche il mondo ebraico orientale era in frammento, ma la percezione che si aveva di questo nel mondo ebraico occidentale era diversa. Cosa succede? Che alcuni scrittori, Theodor Lessing, Arnold Zweig, Alfred Döblin e da ultimo direi Josef Roth, compiono questo viaggio in Galizia per lo più e ne traggono diversi insegnamenti. Si trovano di fronte a una realtà molto diversa dal Bildungsbürgertum delle grandi città tedesche, dagli ebrei tedeschi, dalla loro cultura. Theodor Lessing, avrà questo nome perché la famiglia prende il nome del grande Gotthold Ephraim Lessing, consonante der Weise, quindi vedete la cultura tedesca come aveva poi permeato gli ebrei tedeschi. E che cosa constata? Constata che a est ci sono delle condizioni di vita anormali che hanno prodotto fenomeni sociali di miseria e di incultura,
E quindi cosa dice Theodor Lessing? Mentre noi a Occidente abbiamo il problema dell'odio di sé ebraico, a Oriente abbiamo il problema della Unbildung, della, dell'ebraismo, cioè questo ebraismo orientale ha bisogno di una rigenerazione, tanto quanto l'ebreo tedesco ha bisogno di curarsi dalla patologia ebraica dell'odio di sé, cioè di aver introiettato lo stereotipo negativo ebraico e di averlo fatto proprio, a est c'è il problema di queste grandi masse ebraiche che sono povere, vivono una vita di superstizioni, sono dei trafficanti e ci vuole una riforma morale e sociale che porti questo popolo, che è un antico popolo di grande cultura, a liberarsi da questi ghetti. Diverso è l'approccio di Arnold Zweig, che negli anni del 17 e del 18 si trova come soldato sul fronte orientale a Vilna e a Kovno, e lì scrive un libro che è un'apologia del mondo ebraico orientale, Das Ostjudische Antlitz, il volto ebraico orientale, dove, influenzato da Martin Buber, che trasvaluta e interpreta il mondo ebraico orientale attraverso le leggende dei Cassidim e le leggende di Rabbi Nachman, lo trasvaluta mostrandone l'epica, la coralità, la saggezza, il narrare come i propri costumi, la lingua, mostra negli ebrei orientali un popolo attraversato da romanticismo, lo trasfigura. E quindi Arnold Zweig resta ammirato di fronte a questo mondo ebraico orientale che ha tutto da insegnare agli ebrei tedeschi, perché sono uomini incorrotti, puri, dediti i patriarchi allo studio della Torah, la donna alla cura della tradizione, alla cura della generazione, e quindi torna a Berlino con quest'idea fantastica dello Studentum come un mondo che possa veramente insegnare agli ebrei tedeschi che cos'è il vero ebraismo autentico. Poi c'è il viaggio di Alfred Döblin in Polonia, che Josef Roth definirà un viaggio verso gli ebrei, che Döblin, un ebreo assimilato, compie quando c'è lo Stato, finalmente lo Stato polacco, cioè l'autonomia della nazione polacca. Döblin compie proprio un viaggio antropologico e dice: devo vedere se lì davvero ci sono gli ebrei. E che cosa scopre? Scopre non che gli ebrei non sono i pallidi individui evanescenti, fragili, che aveva conosciuto in Occidente, cioè anche egli stesso, ma sono un popolo con caratteristiche però diverse gli uni dagli altri. Ci sono ebrei socialisti, ebrei atei, ebrei religiosi e comunisti, sionisti. Scopri la molteplicità del popolo ebraico, un popolo con una propria vita, proprie tradizioni, viene conquistato, diciamo, dalla ricchezza del mondo ebraico che a Occidente che non era possibile riscontrare nelle grandi città, a Berlino, dove gli ebrei erano degli intellettuali sradicati, insicuri, malcerti. Lì scopre una vitalità, diciamo, e una, anche la capacità di narrare gli apologhi dei vari rebbe che leggono la Torah e il Talmud in maniera opposta. Dice: c'è una,
un mondo che è uno ma contraddittorio, e torna con questo grande fascino che poi gli farà scrivere Berlina Alexanderplatz. E poi l'ultimo viaggio, e qui mi concluderei, è quello di Josef Roth, che è vero che è uno Ostjude che è diventato un Westjude, ma Roth è tutte e due le cose. Quando torna nel 24 sui luoghi della sua giovinezza che aveva lasciato ammaliato da Vienna, dove diventerà effettivamente un grande scrittore e giornalista, Roth torna nella sua Galizia e vede questo mondo, questo piatto paese dove soffia un vento che sposta i confini sempre più verso est, ma un mondo, dice, un mondo vario, dove le lingue, le tradizioni e le culture non si fanno male l'uno all'altra, un mondo dove tutto continua a convivere. E poi c'è, e qui mi concludo, l'ultima testimonianza di Roth, Juden auf Wanderschaft, Ebrei Erranti, che è dedicata soprattutto al mondo ebraico orientale verso Occidente, nella sua fuga a Occidente, nella sua dispersione in pratica, nel suo scomparire. E però c'è una cosa interessante: nel 1934 Roth scrive una postfazione a questo Juden auf Wanderschaft del 27, dove dice: allora il mio era un plaidoyer per gli ebrei orientali che arrivavano a Occidente, venivano malvisti e maltrattati e allontanati dai loro cugini, da pochi inurbati a Occidente, magari, che li guardavano con timore e disprezzo. Adesso però devo prendere le parti degli ebrei tedeschi, perché questi veramente non hanno la tradizione, hanno perso tutto, sanno solo lavorare, e non sanno pregare, non sanno nulla, e devono invece riprendere il cammino dell'erranza. E quindi, ecco, concluderei, e quindi diciamo a questo moto di amore per gli ebrei tedeschi, che sono veramente ebrei, perché non sono più nulla e devono riprendere un cammino senza sosta. Vi ringrazio dell'attenzione e spero di non avervi annoiato troppo. No, è stato un intervento interessantissimo, molto, come dire, creativo e sicuramente molto molto stimolante. Grazie mille. Presento ora Roberta Scarelli, che non ha bisogno di presentazione, insegna letteratura tedesca all'Università di Siena, e in questo ambito la sua area di ricerca principale è la letteratura austriaca tra 800 e 900, sulla quale ha pubblicato numerosi saggi e monografie. Insegna anche letteratura Yiddish nel corso universitario Diploma di Studi Ebraici dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, e ha insegnato giudaistica all'Università di Vienna e cultura Yiddish all'Università di Siena, all'Università di Roma La Sapienza e all'Università di Rochester, occupandosi soprattutto dell'autobiografia di area ebraico-tedesca. In questo ambito di ricerca ha pubblicato, tra l'altro, Oltre la persecuzione, donne, ebraismo, memoria per i tipi di Carocci, Juden, numero monografico di cultura tedesca, e diversi saggi su Theodor Herz, di cui ha anche tradotto e curato testi come il romanzo Vecchia terra nuova, per Biblioteca Aretina. È presidente dell'Associazione di Studi Ebraico-Tedeschi ed è anche presidente dell'Amicizia Ebraico-Cristiana di Roma. Ci parlerà di Un viaggio nella storia per una geografia del sionismo. Giulio, grazie infinite, grazie a tutti. Allora, io cerco di mettere un PowerPoint, sono negata. Vediamo se ci riesco. Il mio schermo intero. No. Allora. No, credo di dover chiedere aiuto a questo punto. Ah, no, ci sto riuscendo. C'era. C'era?
Sì, stava presentando, è andato via però. Allora, riproviamo di nuovo, scusatemi, sono un disastro. Allora, schermo intero. Ah, è ricomparso Pellini, la cosa mi preoccupa perché parlo dello Stato di Israele e abbiamo da anni posizioni, come dire, di dibattito, ecco. Senti, si vede qualcosa? No, adesso no. Condivido, vediamo che succede. Adesso sì, sta caricando. Ma è su un PowerPoint? È un PowerPoint, sì. Allora dovresti fare condividi, poi una finestra e selezioni il PowerPoint, non condividi, oppure così, sì, forse così. Ah, c'era, era venuto, eh? Sì, va Buona. benissimo così. Apri il PowerPoint che poi lo vediamo. Ah, io l'ho aperto il PowerPoint, ma voi non vedete niente. Allora, prova a interrompere la presentazione. Ricomincio da Poi, capo e vediamo che esatto. succede. Poi se no lo fai te. Presenta ora una Sono le finestra e difficoltà del selezioni. viaggio verso la terra di Israele, verso la Palestina ebraica. Incominciamo così. Allora. Allora, vediamo un Presenta po', ora schermo e poi intero. una finestra, non il tuo schermo intero, una finestra. Ha solo una finestra, però scusa. Sì, e poi selezioni il PowerPoint, dove c'è sito PowerPoint, dove Beh, c'è il sei un tuo. mito, grazie, ci siamo riusciti. Allora, dunque, la mia relazione, buongiorno a tutti, grazie Julio della presentazione, è dedicata al viaggio verso Israele. Ho incominciato con il titolo di un libro di Shlomo Sand, che è un po' provocatorio, L'invenzione della terra di Israele, dalla terra sacra ad una patria, per mettere in evidenza una cosa che è abbastanza acclarata, cioè che lo Stato di Israele è uno Stato che viene costruito nell'immaginario, come diceva Hobsbawm, in cui appunto in questo immaginario la letteratura ha un ruolo particolare. Tra l'altro il pellegrinaggio, il viaggio verso la Terra Santa, verso la Palestina, cambia radicalmente all'inizio dell'Ottocento, nel senso che fino a un certo punto, fino a un certo momento, è un viaggio liturgico, un viaggio della ripetizione, un viaggio della formazione morale, dell'elevazione spirituale, un viaggio in cui si vede quello che si è letto essenzialmente. Cioè, nel senso, si legge la Bibbia e si ricercano i luoghi della Bibbia, e quindi è un viaggio che tende essenzialmente alla ripetizione. A un certo punto, nell'Ottocento, in particolare, il punto di riferimento è un diario di Chateaubriand da Parigi a Gerusalemme, dall'aspetto religioso diventa letteratura di conoscenza, nel senso che ci si avvicina alla Palestina, non più soltanto per ritrovare la propria religiosità profonda, ma per conoscere, per vedere. Il viaggio continua ad essere, e qui cito Chateaubriand, un viaggio all'esterno e all'interno, un viaggio ricreato con i sentimenti e con lo sguardo. E soprattutto quello che mi interessa mettere in evidenza è che prima di partire per il suo viaggio, che lo porta in Grecia, poi in Palestina, Chateaubriand se ne va a vedere un panottico. Va a Parigi, un panottico è un luogo dove proiettano delle immagini fotografiche e quindi il suo viaggio non parte dalla Bibbia, ma parte da una serie di fotografie che in qualche modo gli danno una volontà, come dice Yoshua Ben Arié in un libro molto importante, Painting the Holy Land, di raffigurare, di dipingere, di dare nuovi colori alla Palestina. Ho messo qui una citazione dell'edizione del 27 da Parigi a Gerusalemme, e che è Gerusalemme ormai dimenticata, un secolo antireligioso, ha perduto devozione e memoria, come non ci sono più cavalieri, non c'è più Palestina. La vecchia Palestina, appunto, dei fedeli, soprattutto cristiani, ma ci sono anche tracce di musulmani, tracce di ebrei che vanno lì, non c'è più. C'è una reinvenzione letteraria, emotiva, pittorica della Palestina. Non è un caso che
il primo libro in cui il progetto sionista era come dire, descritto con passione come progetto di veramente di approdo, di salvezza delle vite, degli amori, delle anime, come fuga da una civiltà opprimente, perché poi in Eliot come dire, il sogno della Palestina che coinvolge Deronda e la sua sposa ebrea è anche un viaggio di critica contro la società inglese, contro i suoi condizionamenti, contro l'oppressione. E quindi l'idea è quella di fuggire, di dare come esito dell'ultimo romanzo, appunto Daniel Deronda del 67, dare come esito ad una incredibile epopea, veramente succede di tutto, i due protagonisti, un approdo felice nella terra dei padri, terra di magia però, perché perché è un aspetto magico, esoterico, oltre che quest'idea di un Eden perenne che avvince la Daniel Deronda. Insieme a Daniel Deronda vorrei citare un ebreo orientalissimo che però reinventa, come dire, ricostruisce la nuova lingua ebraica, non l'ebraico della Bibbia, ma una lingua moderna, che legge e si ispira nella sua idea di sionismo proprio a Daniel Deronda, ma soprattutto Balfour nel 67 va a trovare l'autrice e discute con lei del futuro della Palestina. Balfour, per chi di voi non lo sa, è un personaggio abbastanza interessante perché si intesta la prima, come dire, la prima decisione inglese di dare una patria agli ebrei in Palestina, quindi l'inizio dello Stato di Israele è in qualche modo ispirato, promosso da questo signor Balfour che aveva letto Daniel Deronda e che era un ammiratore di questo progetto come progetto letterario. Forse vi sembrerà un po' strano, ma la vicenda della costruzione dello Stato di Israele è una strana storia italiana. Perché una storia italiana? Perché il Risorgimento italiano è quello che fa nascere l'idea fondamentale di creare uno Stato in Israele. Se ce l'hanno fatta gli italiani contro lo Stato della Chiesa, ce lo possono fare pure gli ebrei contro l'Impero Ottomano, contro la Grande Porta che possedeva tutta questa grande zona. Ma c'è un motivo un pochino più come dire, articolato, nel senso che nelle rivoluzioni, in tutte le rivoluzioni, il tema dell'esodo è un tema fondamentale. Nel senso che tutte le volte che c'è una rivoluzione, quelli che fanno nell'Ottocento soprattutto, tutti quelli che fanno una rivoluzione pensano di essere come Mosè e come gli ebrei che scappano dalla schiavitù, che conquistano una nuova terra. È un libro di Walser molto bello che si chiama Esodo e Rivoluzione, che mette in evidenza come il tema biblico del passaggio, dell'uscita dall'Egitto, dalla schiavitù e della conquista di nuovo della propria terra, è un tema che accompagna tutte le rivoluzioni e accompagna in modo particolarissimo il Risorgimento italiano. Perché tutti gli esiliati, lo stesso Mazzini, continuano a porre il problema del noi siamo come gli ebrei che devono riconquistare la terra, noi vogliamo riconquistare la nostra terra. Ho messo qui, in questo capitolo terzo, detto capitolo terzo con una certa prosopopea, con una certa enfasi, tre figure, in realtà sono quattro, e sono le figure a cui si deve la costruzione di questa idea appunto di questo sogno
sionista, molto prima di Herzl. Quello tutto a destra è interessante, si chiama Benedetto Musolino. Benedetto Musolino nel 59 scrive La Gerusalemme e il popolo ebreo, e in cui, come dire, prima di Daniel De Ronda, ma qui si tratta di politica, non di letteratura, e mi piaceva partire dalla letteratura, in cui pone il problema di uno Stato per gli ebrei in Palestina sotto il protettorato inglese. Ma chi è questo Benedetto Musolino? Benedetto Musolino rappresentava l'estrema sinistra del movimento mazziniano, nel senso che sapete che Mazzini aveva una concezione della conquista dello Stato italiano, piuttosto oggi si direbbe bombarola, era al limite. Cioè lui in qualche modo pensava all'azione militare, all'azione dimostrativa, e questo signore è all'ala estrema sinistra. Quindi è un rappresentante di una posizione oltranzista, militarizzata, e che poi diventa senatore del regno. Lui era nobile di formazione, e una volta diventato senatore prima di diventare, lui era diventato ministro e funzionario, e poi diventerà senatore del regno. Scrive questa idea, mette giù questa La Gerusalemme e il popolo ebreo, in cui diceva essenzialmente come noi abbiamo lottato per la liberazione dell'Italia. Ora gli ebrei devono lottare per la loro liberazione. C'è anche un'idea di geopolitica, quella era una zona interessante per tutti, e lui pensava appunto ad un protettorato inglese. A sinistra, dall'altra parte, abbiamo un altro rivoluzionario, che è Karl Marx, con un suo amico che si chiama Moses Hess. Anche Moses Hess era ancora più radicale di Marx, è quello che convince Engels a diventare comunista, e soprattutto è quello che ha coniato un modo di dire piuttosto noto, che è la religione l'oppio dei popoli. Quindi tanto interesse religioso non lo aveva, ma verso la fine della vita ha un riavvicinamento alla religione dei padri e scrive un libro fondamentale nel 62, Roma e Gerusalemme, è un falso epistolario, come si usava allora, in cui lui parla con una gentile signora e gli spiega che è arrivato il momento per gli ebrei di conquistare la loro terra, perché se Roma ce l'ha fatta, ce la può fare anche Gerusalemme, in questo caso sotto la protezione della Francia, perché la Francia è la vera nazione rivoluzionaria. Tra l'altro lui aveva partecipato alla Comune di Parigi in armi, e ora pensa che la Francia debba compiere la grande missione liberatrice, permettendo agli ebrei di tornare in Palestina. In mezzo c'è, il personaggio forse meno rivoluzionario, era un medico di Odessa, si chiama Leon Pinsker, che scrive nell'82 il terzo libro fondamentale, lo scrive in tedesco, per dire di andare in Palestina. La sua idea è bella: noi siamo dei fantasmi, non avendo una patria, siamo considerati dei fantasmi, non è possibile assimilazione, dobbiamo andarci. E mentre gli altri parlano molto, cercano delle strategie in qualche modo diplomatiche, lui invece, con l'aiuto del barone Rothschild, incomincia a comprare le terre, incomincia a mandare i primi ebrei, soprattutto dell'est, sempre più minacciati, soprattutto in Russia, da pogrom terribili, incomincia a mandarli verso la Palestina. Quindi come dire, un mondo strano di letteratura, di rivoluzionari e di rabbini nazionalisti che incominciano a collaborare per realizzare quello che sembrava fino a poco tempo prima un sogno.
Theodor Herzl lo conosciamo forse un po' tutti, ho messo qui la sua foto, una foto da ebreo occidentale assolutamente assimilato, insieme al ritratto che gli ha fatto un disegnatore molto bravo che si chiama Lilian, in cui lo raffigura come il re degli ebrei. E a destra, sempre di Lilian, un Mosè che dà le tavole della legge e che in qualche modo riporta, nobilita, attualizza questa grande esperienza biblica che diventa esperienza moderna. Theodor Herzl è, lo sappiamo tutti, il padre del sionismo, ma è soprattutto uno scrittore, un giornalista, un autore di reportage famosissimo, un autore di pezzi teatrali, di brani teatrali molto rappresentati e anche di un buon successo, e soprattutto è colui che, come aveva già fatto Daniel De Ronda, ma con grande precisione, descrive la terra di Israele come terra già divenuta nazione, un sionismo realizzato, con dei personaggi che si muovono in questa terra e che, come Daniel De Ronda, riescono a conquistare nella terra equilibrio, felicità, gioia, tutto quello che in fondo alcuni degli ebrei orientali di cui ha parlato, occidentali di cui ha parlato Claudia Sonnino, vedevano nel mondo orientale. Ho messo a destra una fotina di Buber. Buber non amava Herzl, hanno litigato tutta la vita, ma quando Herzl muore, scrive un ricordo vibrante, retorico come quelli suoi, in cui descrive Herzl davanti alla carta geografica della Palestina e dice che non vedeva quello che c'era, non vedeva i deserti, non vedeva le zone povere, depresse, senza città, senza abitanti. Dovunque immaginava uno stato felice, ricco, pieno di industrie, pieno di gente, pieno di città. E questa, come dire, e questa immaginazione è quella che poi lo porta a creare questa, non solo il sionismo, ma anche la precisa geografia della terra promessa nel romanzo Altneuland. Lui in realtà in Israele ci va pochissimo. Qui in alto a destra c'è la foto di lui che col cappello in mano e guanti bianchi, anche se non si vedono, incontra Guglielmo II, cercando di, in terra di Israele, cercando di coinvolgerlo nella costruzione dello Stato. A lui la realtà della Palestina non piace per niente. È povera, è misera, è puzzolente, è come dire, disperante da un punto di vista delle possibilità di sviluppo. Eppure, in Vecchia Terra Nuova, nel suo romanzo, descrive un sionismo perfettamente, perfettamente, meravigliosamente realizzato, dicendo all'inizio e alla fine del suo volume, se lo volete non è una favola, e chiamando alla realizzazione di questo mondo. Alcuni anni dopo, nel 25, sono passati 20 anni, 23 anni dalla pubblicazione di Terra Nuova, un ebreo austriaco che si chiama Felix Salten, che vedete a destra in una foto che ce lo mostra perfettamente assimilato, borghese, intellettuale, con una famiglia che non ha nulla del mondo ebraico orientale, va a fare un viaggio in Palestina. Inutile dire che un momento in cui il diario di viaggio diventa nell'Austria del dopoguerra non è più semplicemente come vedo le cose, come diceva Peter Altenberg, ma diventa impegno politico. Quindi lui scrive, ben pagato tra l'altro, ben finanziato, questo reportage di viaggio in cui è chiaro fin dall'inizio il suo impegno per la creazione di una terra nuova. Quest'opera, che è un'opera letteraria, è un'opera letteraria che deve verificare quanto del sogno di Herzl si è realizzato. La scelta che lui fa rispetto
al viaggio è una scelta interessante e mista, nel senso che lui parte dall'Egitto per seguire l'esodo di Mosè. Partendo dall'Egitto, lui arriva poi a Gerusalemme, scappa da Gerusalemme, vede i kibbutz, vede le terre comprate, vede gli sviluppi che ci sono stati in Palestina e torna poi alla fine a Gerusalemme. Il viaggio dall'Egitto, il viaggio che parte da Gerusalemme e torna a Gerusalemme, ripercorre, e qui ripeto le tesi di Noonan del 2007, un bellissimo libro sul viaggio a Gerusalemme, riprende il vecchio schema del viaggio di pellegrinaggio. Il viaggio di pellegrinaggio rinasce di nuovo come viaggio di pellegrinaggio che sia religioso, ripercorre l'Esodo, Mosè, l'attraversamento del Mar Rosso, ma che poi diventa immediatamente viaggio politico, la descrizione di una terra in modo tale che attiri capitali e persone. Quindi i reportage che dopo Felix Salten, per tutti gli anni 30, fino alla metà degli anni 30, diciamo, descrivono la Palestina, hanno questo doppio canone, mettono insieme l'elemento di pellegrinaggio con l'elemento letterario e soprattutto con il terzo elemento, che è quello politico della realizzazione. L'idea è sempre la stessa, ed è un'idea un po' mitica: il mondo ebraico è il migliore dei mondi possibili, ed è un mondo che ha bisogno della scienza, della modernità, ma che ha bisogno soprattutto della letteratura e dell'ideale, un ideale che si costruisce su valori che definirei da una parte umanistici e dall'altra profondamente rivoluzionari. Vi propongo tre libri, che sono tre libri sull'inizio della colonizzazione in Palestina, sono libri profondamente diversi, di sconvolgente bellezza, e quindi se ve li segnate, forse possono essere interessanti. E poi, ve lo leggo io perché non si legge bene, volevo leggervi il testo dell'inno dello Stato di Israele, perché mi sembra che riprenda molto bene quello che ho provato a raccontare fino adesso. Fintanto che nell'intimo del cuore batte un'anima ebraica e l'occhio guarda a Sion, là nell'Oriente lontano, non è ancora perduta la nostra speranza, 2 volte millenaria, di essere un popolo libero della nostra terra, la terra di Sion e Gerusalemme. Grazie. Grazie, grazie mille a Roberta Scarelli per questa splendida relazione in cui ci mette di fronte a una visione della nascita dello Stato di Israele assolutamente in contrasto con una vulgata che vuole attribuirla a una sorta di risarcimento per la Shoah. Grazie anche del consiglio di questi libri che leggeremo tutti con passione. Presento ora Paola Bellomi, che insegna letteratura spagnola all'Università di Siena. In questo ambito predilige la letteratura spagnola contemporanea e soprattutto il teatro, la narrativa e la letteratura digitale in prospettiva socioculturale. Un suo altro importante ambito di ricerca è la letteratura sefardita. È stata principal investigator del progetto nazionale di ricerca SIR Ester. Inquiry on Sephardic Theatrical Representation, incentrato sullo studio delle tracce culturali sefardite nella produzione letteraria italiana. Ha
Alcune sue pubblicazioni, tutte in sede prestigiose, sono Già se va la Blanca Niña a dar paños a lavar, La herencia sefardí en la obra de Guido Parida. Brujas y conversas, una lectura cultural de los procesos de la Inquisición veneciana. El Fénix sefardí, sobre la existencia de un teatro judeo-ibérico en Italia, que se pague al obrero en el propio día de la obra, el valor del denaro en las excelencias y calumnias de los hebreos, de Isaac Cardoso. Salónica, Salonico, memoria de identidad italo-sefardita en Flora Molco. El teatro hispánico contemporáneo actual frente al teatro, frente al escenario del conflicto árabe-israelí. Il suo intervento, che chiude la prima parte della mattinata, è intitolato I mondi possibili dell'ebraismo letterario spagnolo nel primo Novecento. Allora, grazie Julio per questa presentazione e nel mio intervento vorrei portarvi verso un'altra patria immaginata che è quella di Sefarad, cioè della Spagna. Dovreste riuscire a vedere il PowerPoint. Nel mio intervento volevo parlarvi dell'ebraismo spagnolo nel primo Novecento e già in questa affermazione sembra esserci un paradosso, perché parlare di ebraismo in Spagna significa dover tornare indietro di 400 secoli rispetto 400 anni, scusate, rispetto al Novecento, cioè quando nel 1492 i re cattolici firmano due editti di espulsione degli ebrei dalla Spagna. Questo significa essenzialmente che nei territori spagnoli, a partire più o meno insomma dal 1492, gli ebrei non possono più risiedere in Spagna e devono trovarsi un'altra patria, un altro luogo di adozione e di vita. Da questo momento inizia la vera e propria diaspora sefardita, cioè di quegli ebrei provenienti dalla Spagna, appunto, che cercano un nuovo luogo di accoglienza altrove. E tra i luoghi che più accoglieranno questi ebrei di origine spagnola ci saranno i territori sotto l'allora impero ottomano. Cosa accade invece ai sudditi ebrei che nel 1492 non accettano, diciamo, di abbandonare la propria casa, anche la propria memoria e i propri ricordi in Spagna? Sono costretti a convertirsi, quindi si convertono più o meno volontariamente al cristianesimo e diventano dei cristiani nuovi. Questo, portandolo poi al 1900, significa essenzialmente che per circa 400 anni in Spagna non ci sono ebrei e di conseguenza si perde, con il passare del tempo, si perde la memoria anche di che cosa significa essere ebreo e diciamo anche in parte alcuni stereotipi legati all'identità ebraica si affievoliscono molto nella memoria comune degli spagnoli. Fino appunto alla fine dell'Ottocento, inizio del Novecento, quando anche in Spagna si assiste ad un risorgere dell'antisemitismo, di questi sentimenti contro gli ebrei. Ma direi che si tratta di un sentimento di importazione, cioè un sentimento che arriva in Spagna, penetra in Spagna dall'Europa, soprattutto in seguito al famosissimo caso Dreyfus, che suscita molte polemiche anche sulla stampa spagnola, causando appunto posizioni contrapposte. Contemporaneamente a questo anche rigurgito di antisemitismo di matrice europea, vediamo però che sempre alla fine dell'Ottocento, inizio del Novecento, in Spagna c'è una vera e propria riscoperta delle radici ebraiche, sia autoctone, quindi sia dell'ebraismo che era esistito fino al momento della cacciata, ma anche si assiste alla vera e propria scoperta
dei nuclei di ebrei sefarditi che appunto avevano trovato la nuova patria di adozione nei territori dell'impero ottomano. Si tratta di comunità di ebrei che riescono a conservare più o meno la lingua che i loro avi utilizzavano nel momento della cacciata, e quindi ci ritroviamo fino più o meno alla Seconda Guerra Mondiale con gruppi, con comunità di ebrei sefarditi in Grecia, ex Jugoslavia, Turchia, Palestina, che parlano una lingua che sostanzialmente, adesso parlo veramente così molto, in maniera molto generica, ma che parlano una lingua molto simile a quella che veniva parlata in Spagna. Quindi in Spagna si assiste alla riscoperta di questi altri cugini che parlano una sorta di spagnolo, ma che non appartengono al cristianesimo, ma invece fanno parte dell'ebraismo. Vediamo quindi questo risorgere di un dialogo tra la Spagna e le comunità sefardite e anche un interesse culturale per la cultura degli ebrei sefarditi, e questa attenzione viene così dentro, viene fatta rientrare dentro alla corrente filo sefardita. Quindi ci troviamo davanti a questa dicotomia in cui abbiamo da un certo punto di vista il risorgere dei movimenti, dei sentimenti antisemiti legati agli stereotipi più comuni dell'ebreo, dall'altra parte invece un'attenzione per il recupero dell'identità ebraica di matrice spagnola. Per quanto riguarda la possibilità degli ebrei di poter risiedere in Spagna, vediamo che essenzialmente fino alla Seconda Repubblica, quindi fino al 1931, non avranno questa possibilità. Con la Seconda Repubblica, con la proclamazione della Seconda Repubblica, invece ottengono il diritto di poter professare la propria religione in maniera legale, aperta, e quindi anche di risiedere sul territorio spagnolo. Accanto appunto a questa conquista o riconquista legale, assistiamo anche ad una rifioritura del tema ebraico nella letteratura spagnola. Vi volevo fare, appunto per brevità, insomma cercherò di essere concisa, ma tre esempi di tre tipologie diverse di autori spagnoli che centrano una parte della propria produzione diciamo, riflettendo sull'identità ebraica e sull'ebraismo e sulle radici ebraiche spagnole. Un primo caso è quello di Rafael Cansino Assens, che potremmo definirlo come un rappresentante di quegli autori spagnoli, intellettuali spagnoli, che scoprono, ad un certo punto, scoprono di avere una parte della propria genealogia familiare risalente a quegli ebrei che erano stati, appunto, avevano dovuto decidere se uscire dalla Spagna oppure rimanere in Spagna accettando la conversione. Rafael Cansino Assens scopre di avere, per parte paterna, di avere un'ascendenza ebraica, e cioè di discendere da una famiglia di ebrei convertiti, di nuovi cristiani. Questa scoperta in un autore che tra l'altro è uno dei rappresentanti dell'avanguardia poetica spagnola, fa parte dell'ultraismo, induce Cansino Assens ad approfondire la conoscenza sul significato dell'ebraismo e in particolare di quello, diciamo, di matrice spagnola e poi sefardita. La cosa interessante è che Cansino Assens dedica a questa parte della sua ricerca anche personale sia la produzione giovanile, perché vediamo vi ho inserito un primo testo del 1919 che fa parte della produzione giovanile di quest'autore, ma porterà avanti questo suo dialogo con l'ebraismo anche, diciamo, fino alla morte,
anche momenti difficili per la storia della Spagna, per la storia recente della Spagna, cioè se noi vediamo per esempio il terzo testo, Los judíos en la literatura spagnola, si tratta di un testo che, in cui Cansino Assens indaga la presenza di personaggi legati all'ebraismo nella letteratura per lui contemporanea, spagnola, ed è un testo che viene pubblicato in Spagna nel 1937, cioè quando la guerra civile spagnola è già in atto da molti mesi. Ma questo dialogo con l'identità ebraica continua anche durante il franchismo, durante la dittatura franchista. Infatti Cansino Assens rappresenta il caso di quegli scrittori spagnoli che avevano appoggiato l'ideale della Seconda Repubblica, l'ideale democratico della Seconda Repubblica, e che però alla conclusione della guerra civile con la vittoria del franchismo aveva dovuto rimanere in Spagna, ma si era confinato all'interno di quello che viene definito un esilio interiore. E appunto anche in questa situazione di subalternità rispetto alla cultura franchista pubblica nel 1950 un ulteriore testo in cui riflette di nuovo sul tema degli ebrei sefarditi, in questo caso però pubblica con una casa editrice argentina a Buenos Aires. Un altro gruppo di autori che, spagnoli che fanno dell'ebraismo uno degli elementi di riflessione, si tratta di appunto un secondo gruppo, per così dire, in cui ci sono delle origini ebraiche all'interno della propria famiglia. Si tratta allo stesso tempo di autori che non sono spagnoli di nascita, ma acquisiscono la cittadinanza e la nazionalità spagnola solo in seguito e, diciamo, in un certo senso anche per volontà, per scelta. Uno degli autori che possiamo inserire all'interno di questa seconda categoria è sicuramente quella di Max Aub Morenbitz. Max Aub nasce a Parigi e da una famiglia, da una coppia, diciamo, mista, dove il padre era tedesco, la madre era francese, e allo scoppio della Prima Guerra Mondiale decidono di trasferire la famiglia in Spagna. Quindi Max Aub cresce, termina la propria educazione scolastica in Spagna e soprattutto compiere i 18 anni viene messo a conoscenza dal padre di appartenere ad una famiglia di origini ebraiche, anche se totalmente agnostica. Quindi il rapporto di Max Aub con l'ebraismo è fino all'inizio dell'esilio un rapporto, diciamo, di circostanza. Diventa invece un tema letterario anche per Max Aub nel momento in cui Aub, come tantissimi altri spagnoli, è costretto ad intraprendere la via dell'esilio, quindi un ennesimo spostamento, un ennesimo viaggio che lo porterà prima a sperimentare l'internamento in un campo di internamento in Francia, poi in un altro campo di internamento di lavoro in Algeria, ed infine riuscirà a scappare, a trovare rifugio e accoglienza in Messico, che diventerà l'ennesima patria per quest'autore, di cui prenderà anche la cittadinanza e rimarrà appunto in esilio fino alla morte. Ma Aub è forse uno dei primi autori di lingua spagnola, appunto Aub sceglie di esprimersi dal punto di vista letterario in spagnolo, è forse uno dei primi autori a parlare della persecuzione ebraica europea che stava accadendo in quel momento, proprio quando il nazismo stava dimostrando la sua forza distruttiva. Ed infatti nel 1943 scrive e pubblica un testo teatrale intitolato San Juan,
che si ispira, è ispirato ad una vicenda realmente accaduta, una vicenda di cronaca, ma la riscrive e la adatta secondo la sua sensibilità. Essenzialmente nella tragedia San Juan vediamo un gruppo di ebrei in fuga che cercano di mettersi in salvo dalle persecuzioni naziste, sono in fuga su un'imbarcazione, su una nave mercantile che naviga nel Mediterraneo, ma nessuna delle nazioni in cui la nave chiede di poter attraccare, quindi far sbarcare il proprio carico di passeggeri, accetta di concedere questa possibilità di sbarco, con la tragedia finale in cui l'imbarcazione si inabissa a causa di una tempesta. Ovviamente San Juan parla già di persecuzione ebraica contemporanea, ma allo stesso tempo è un atto d'accusa che Max Haub rivolge ai paesi occidentali democratici, o così si definivano, che anche durante la guerra civile spagnola avevano preferito voltarsi dall'altra parte e non guardare quello che stava accadendo. Come sappiamo, la guerra civile spagnola è considerata come così, un'anticipazione di quello che accadrà di lì a poco. Il tema legato a figure di israeliti, di personaggi israeliti, non si esaurisce nel San Juan, ma ritroviamo questa rappresentazione della persecuzione nazista in altri testi successivi di Max Haub, di cui cito solo l'ultimo, che è Commedia che non acaba, che è una commedia, scusate, un testo breve uscito nel 1947, in cui Max Haub mette a confronto due innamorati, almeno questa all'inizio è la storia di un ragazzo e una ragazza tedeschi, innamorati che dopo aver passato una notte insieme vengono messi di fronte l'uno al limite dell'altra, ossia la ragazza svela al proprio fidanzato di essere ebrea. Il ragazzo però appartiene alla gioventù hitleriana. E quindi appunto il conflitto nasce da questo scontro identitario tra i due innamorati. Il titolo appunto dice commedia che non finisce, che non termina, e effettivamente Max Haub non conclude il testo, non conclude la storia, quindi sta a noi decidere o pensare come proseguirà la storia tra i due. A proposito di quanto si diceva poc'anzi con Roberta Scarelli del messianismo, c'è da dire che Max Haub, nonostante appunto faccia una riflessione sull'identità ebraica, nell'esperienza che lui avrà come docente invitato all'Università di Gerusalemme, avrà modo di toccare con mano durante la guerra dei 6 giorni quello che stava accadendo in Israele, e di sicuro Max Haub non è un sionista, anzi, come poi lo tradurrà questa esperienza in Israele in un testo che si intitola, un'antologia che si intitola Impossibile Sinaì, uscito postumo. Di segno invece abbastanza opposto per quanto riguarda la posizione sionista rispetto ad Haub, troviamo un altro autore, per certi versi simile nella biografia, che è Massimo José Cann, il cui nome è una ispanizzazione del vero nome, che era Maximilian Joseph Cann. Massimo José Cann nasce in Germania, si forma in Germania e inizia la propria produzione letteraria in tedesco, appunto quando ancora abita nella patria che l'ha visto nascere. Ma si innamora viene a conoscenza, si innamora della cultura sefardita e fa di questo amore anche il motivo per cui si sposta in Spagna e
trascorrerà, si impegnerà, diciamo, trascorrerà in Spagna una parte della sua vita, e questo amore per la cultura sefardita lo convincerà il governo della Seconda Repubblica a conferirgli l'incarico di console onorario a Salonicco e poi ad Atene, appunto, come si diceva forse prima, Salonicco, una delle città più importanti del sefardismo moderno. Anche Máximo José Kahn, come Aub, dovrà, in seguito alla guerra civile, alle posizioni che aveva dimostrato durante il governo democratico, dovrà abbandonare la Spagna, quindi cercare una nuova patria di adozione. La troverà inizialmente in Messico, ma preferirà spostarsi nuovamente in Argentina, a Buenos Aires, perché considera che il Messico non sia un paese abbastanza sensibile alla cultura anche religiosa ebraica, mentre l'Argentina, diciamo per motivi storici, sì. Ed infatti, appunto, Máximo José Kahn terminerà la propria vita come esiliato repubblicano a Buenos Aires. Tutta la sua produzione è dedicata alla riscoperta della cultura sefardita. E pubblicherà numerosissimi articoli, reportage, saggi in cui parla di questa cultura, dell'eredità dell'ebraismo spagnolo nella sua contemporaneità. Ma anche in questo caso Máximo José Kahn è uno dei primi, insieme a Max Aub, degli scrittori di lingua spagnola a parlare del nazismo. E infatti pubblica nel 1946 un saggio intitolato La Contra Inquisición, in cui contrappone o mette a confronto quella che è stata l'Inquisizione spagnola, che aveva appunto perseguitato i convertiti, gli ebrei convertiti, i nuovi cristiani, e quello che era stata invece l'Inquisizione nazista. Il tema legato all'ebraismo lo tematizza anche in un romanzo che si intitola Efraín de Atenas, ma ancora lo ritroviamo in un testo postumo, un testo teorico postumo intitolato Arte y Torá. Vengo agli ultimi due esempi, per non dilungarmi oltre, di un terzo caso di autori che hanno un'origine familiare ebraica. In questo caso si tratta di due autrici che nascono in Spagna, quindi sono spagnole a tutti gli effetti, ma la cui famiglia proveniva da vari luoghi dell'Europa e avevano delle origini israelite. Si tratta di Margarita Nelken Mansberger e della sorella Carmen Nelken Mansberger, maggiormente nota con lo pseudonimo di Magda Donato. In questo caso ci troviamo di nuovo di fronte a due, in questo caso autrici, che si confrontano nella propria produzione letteraria con il tema ebraico. Di nuovo ci troviamo di fronte a due personalità che partecipano durante la Seconda Repubblica alla vita culturale, democratica e anche politica, e per questo dovranno a loro volta scegliere, cercarsi, non scegliere, cercarsi un'altra patria di adozione alla fine della guerra. E entrambe troveranno, come molti altri spagnoli, luogo di accoglienza nel Messico. Per entrambe, però, il rapporto con l'ebraismo è molto così distante, c'è cioè una conoscenza che fino ad un certo momento non ha un grande significato nella propria produzione.
Nel caso di Margarita Nelken, mi soffermo solo un minuto su di lei. Margarita Nelken era stata una delle prime e pochissime donne ad essere elette deputata nel Parlamento spagnolo, e a lei si devono i primi studi moderni di stampo femminista. Infatti, una buona parte della sua produzione è dedicata alla riflessione sulla condizione delle donne, su come si poteva migliorare la condizione delle lavoratrici in Spagna. Fa parte anche del Partito Socialista Operaio Spagnolo e poi passerà al Partito Comunista. Quindi è una donna che principalmente si occupa di politica e questo si riflette anche nella sua produzione. Ma vediamo come l'ebraismo entra nella sua produzione perlomeno in due testi. Uno che si intitola Las Escritoras Españolas, che viene pubblicato nel 1930, che è un testo molto interessante perché è una sorta di excursus sulla letteratura scritta da donne dal Medioevo più o meno all'inizio del Novecento. Quindi già di per sé questo è un tema interessante, ma in particolare parla anche delle giullaresse o delle ballerine, delle canterine, che erano sia arabe che ebree nella letteratura spagnola medievale. Quindi è un'autrice che tratta in questo testo anche, diciamo, parla di un'alterità che ancora oggi fatica a trovare una espressione nei manuali di storia della letteratura spagnola. Ma, e arrivo ormai alla conclusione, quando si trova in esilio, Margarita Nelken, così come anche la sorella Carmen, si prodigheranno per cercare di aiutare, i profughi ebrei e cercare di appunto salvarli dai campi e trovare un rifugio in Messico. E dedica una serie di testi alla cultura ebraica, tra cui questo testo uscito nel 47, intitolato Los judíos en la cultura hispánica, dove di nuovo ripercorre le tappe principali dell'ebraismo spagnolo dalle origini fino più o meno al 700, quindi già quando in realtà con l'espulsione gli ebrei quasi non avevano più nemmeno memoria nella cultura spagnola. Arrivo appunto semplicemente a concludere questo rapidissimo viaggio che ho cercato di condividere con voi, dicendo che l'eredità di questi autori, autrici, cioè, ci hanno lasciato un'eredità ancora tutta da scoprire, per cui una vera conclusione no, non c'è se non che credo sia nostro dovere perlomeno leggere questi testi che sono rimasti, sono arrivati fino a noi e cercare così di fare memoria anche attraverso eventi o incontri come questi in cui si ridà perlomeno nome ai protagonisti del risorgimento ebraico novecentesco spagnolo. Grazie. Grazie, grazie mille a Paola Bellomi per questo bellissimo intervento e anche per questo invito alla ricerca su un argomento e su un periodo della Spagna che deve essere senz'altro approfondito per mille ragioni. Ringrazio tutti i relatori per la loro cortesia e la loro puntualità.